Buongiorno a tutti, ragazzi. Inizia questo strano weekend per la Juventus, molto particolare perché si gioca effettivamente la Serie A, ma non la gioca la Juve. È un po' come quando nelle settimane precedenti, nei mesi precedenti, giocava la Champions e la Juventus, che si era si qualificata, ma che non gioca la Champions in questa stagione, doveva rimanere a guardare. Ecco, io me la vedo un po' in questa situazione qua, anche se ovviamente non è che saltiamo il turno di Serie A, bensì andiamo a giocare martedì in casa contro il Sassuolo e cercheremo di ottenere una bella rivincita, perché il Sassuolo è stata l'unica squadra che in questa stagione è riuscita a sconfiggere la Juve. Juve e Inter hanno perso entrambi in Serie A soltanto dal Sassuolo. E ancora una volta, questa corsa a scudetto assume dei connotati sempre più particolari, con sempre più coincidenze, e invece se andiamo a vedere i numeri, sempre più diramazioni. L'Inter ha praticamente il doppio della differenza reti della Juve, ma la Juve lì ha soli 2 punti e vuole rimanerci, o comunque vuole addirittura aumentare questa possibilità di salire in cima alla classifica. Vedremo se l'Inter farà una sorta di scherzetto, la Juventus col Sassuolo proverà ad approfittarne. Quindi noi lasciamo da parte tutto quello che parla, no? Che fa parlare di calcio giocato in questo momento e ci concentriamo invece sul calciomercato, perché il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo. E se il Napoli è sempre più orientato su tanti centrocampisti diversi e differenti e qualcuno lo sta già chiudendo, abbiamo delle vecchie conoscenze del campionato di Serie A come Traoré, che è stato sia del Sassuolo Suolo, ma anche di proprietà della Juventus, e lo stesso Barak della Fiorentina, giocatore che con Tudor e l'Hellas Verona aveva fatto molto bene a Firenze, non ha ritrovato la sua dimensione e potrebbe trasferirsi al Napoli. Ecco che il nome di Samardžić rimane un nome un po' più spento, raffreddato per il Napoli, che sembrava aver completato tutto l'iter, e invece nei giorni precedenti abbiamo raccontato e spiegato come effettivamente il Napoli in questo momento sia un pochino indietro su Samardžić per via di diverse cose che non hanno funzionato nella trattativa tra il papà agente e la società. La Juve si è inserita, in questo momento c'è un po' di stallo, però come dicevamo anche l'altro giorno, la Juventus sta provando, sta cercando di raccogliere informazioni anche eventualmente per fare il colpo giugno. Poi io vi dicevo, secondo me se la Juve si butta dentro adesso è perché lo vuol fare a gennaio e sta cercando di capire se ci sono le possibilità anche magari economiche di fare un colpo del genere a gennaio. Però potrebbe anche essere banalmente una Juve che è interessata a sottrarre, a soffiare alla concorrenza di squadre come Inter, dato che quest'estate Samardžić aveva già completato le visite mediche per l'Inter, e Napoli, che si è informato a gennaio per togliere dal mercato un giocatore potenzialmente molto interessante che sta facendo gola a tutte le bighe in Serie A, e la Juventus potrebbe dire: va bene, lo teniamo lì, lo parcheggiamo lì, poi a giugno lo facciamo nostro, cerchiamo soltanto di bloccare questa opzione. Non sono tanto fan di un ragionamento di questo tipo, per il semplice fatto che poi quest'estate invece si potrebbe andare a fare uno scouting un po' più approfondito, su un profilo un po' più approfondito. Poi a me Samardžić piace, e anche tanto. L'unica cosa che un po' mi turba e mi lascia perplesso è tutta questa discussione che si va a creare intorno al ragazzo per l'extracampo, quindi la gestione del cartellino, la gestione del trasferimento di Samardžić. Però abbiamo visto che in questo momento il calcio è sempre più in mano agli agenti, e secondo me finché non cambiano un pochettino di regolamentazioni, i trasferimenti saranno sempre più destinati ad andare a parametro zero. Perché? Perché poi gli agenti, in questo caso anche le famiglie, dato che il papà e l'agente hanno sempre più potere, possono cercare di estrapolare quanti più soldini possibili. Quindi magari mettere anche da parte un pochettino quelle che sono le volontà o comunque le priorità, quindi sportive, di un calciatore per guadagnare, massimizzare il più possibile. Ecco, secondo me questa cosa un po' andrebbe rivista, ma torniamo sempre a quel discorso, cioè che il calcio, così come lo abbiamo vissuto fino adesso, è destinato a scoppiare perché è entrato in una sorta di bolla. Tra l'altro, un discorso molto approfondito e che secondo me vi può far piacere è stato caricato sul canale YouTube, del Re del Bike and Raft, il suo canale personale, in cui abbiamo fatto questa chiacchiera su una panoramica sul mondo del calcio attuale. E secondo me sono venute fuori tante cose belle perché
Sono cose che non hanno a che fare con il giocato, ma che poi si proiettano per forza di cose con il rettangolo verde. Ma la Juve, che in questo momento sembra intenzionata a fare un centrocampista dopo Thiago Dalot, e vedremo quando ci sarà questa ufficialità, se arriverà, perché poi finché non ci sono le ufficialità sapete che tutto può accadere nel mercato, però la Juventus sembra intenzionata a fare un centrocampista già a gennaio. E si era parlato di Ederson dell'Atalanta. Giocatore interessante che però, devo dire la verità, non mi fa così tanto impazzire. Aveva avuto un ottimo impatto con la Salernitana, aveva fatto veramente molto bene. Con l'Atalanta sta facendo il suo, però non mi sembra un giocatore di quelli che ti fanno stropicciare gli occhi. Io a Bergamo, centrocampo, anche se gioco un pelino più avanti, di nome ne ho solo uno, ed è Koopmeiners. Sono calcisticamente innamorato di quel giocatore lì, è veramente un giocatore molto 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 forte, e so che la Juventus ce l'ha sul taccuino, anche se la valutazione ovviamente è molto alta, molto più alta di Ederson, anche se l'Atalanta non sembra intenzionata a privarsi del centrocampista brasiliano a gennaio. E quindi, come spesso accade, la Juventus ascolta quelle che sono le voci, ancora una volta, degli agenti che cercano di piazzare i propri calciatori, e dopo aver parlato di Felipe Anderson, dopo aver tentato l'assalto a Ederson, ecco che c'è la proposta di Jordan Henderson. Cioè, tutte queste similitudini nei nomi, non lo so, assonanze, consonanze, un po' che non faccio italiano, non mi ricordo come si chiama la figura, però tutti i giocatori che si assomigliano come nomi nel parlato. Jordan Henderson è il più famoso tra tutti questi, ovviamente citati per un motivo: è lo storico capitano del Liverpool che ha alzato la Champions nella vittoria in finale per 2-0 contro il Tottenham. Giocatore che in questo momento non gioca più al Liverpool, non gioca nemmeno più in Europa, è un classe 1990, quindi proprio non più giovanissimo, sarebbe uno dei più vecchi nella rosa della Juventus, mi pare al pari di Szczęsny, perché dovrebbe essere il giocatore più vecchio Szczęsny in questo momento nella rosa della Juventus, e che quest'estate, leggo su Wikipedia, il 27 luglio 2023, quindi 2 giorni dopo il mio compleanno, si trasferisce in Arabia al LTFAC, squadra della Saudi Professional League, con cui sottoscrive un contratto triennale a 30 milioni di euro a stagione. 30 milioni di euro a stagione, beato lui! Beato lui, e nonostante questi 30 milioni di euro a stagione, lui dopo 6 mesi ha detto: sapete che c'è, io non ne posso più, voglio venire via. Ora, forse non tutto è perduto, forse anche questi calciatori che sono attratti da queste possibilità poi si rendono conto che il richiamo del campo, il richiamo anche dell'Europa è qualcosa di diverso, e che magari gli ultimissimi anni che hanno di carriera vogliono dedicarli ancora una volta a cercare di vincere qualcosa di importante, aggiungere al palmarès, piuttosto che intascarsi milioni e milioni e milioni, che sono poi alla fine vuoti, che sono milioni di euro vuoti, quelli dell'Arabia, non sono milioni di euro che derivano da. Poi, ovviamente, questa è la mia opinione, vale zero, però non sono soldi legati allo sport, sono soldi legati allo spettacolo, che sono due concetti completamente differenti. Sport e spettacolo possono coesistere, ma non vanno avanti di pari passo, sono due cose completamente differenti. E allora il ragazzo di una volta, forse non ne può più, vuol venire via dall'Arabia, e il suo agente sta cercando una soluzione. Però lui vorrebbe un prestito di 18 mesi, quindi significa che i prossimi 6 mesi sono coperti, ma anche una stagione in più. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che comunque non è più giovanissimo, lo stavamo dicendo prima, sebbene abbia delle caratteristiche, delle capacità molto importanti, la Juventus non abbia all'interno della sua rosa un giocatore di esperienza e anche di palmarès così importante, se vogliamo, come Jordan Henderson. Bisogna anche fare due conti per capire quale può essere la fattibilità dell'operazione, anche perché un ragazzo che guadagna 30 milioni di euro a stagione per 3 anni dall'Arabia, io capisco che voglia venire via dall'Arabia, però poi non si va ad accontentare di un panino col prosciutto come ingaggio. Quindi in questi 18 mesi, quanti soldini poi bisogna riconoscere netti, che poi diventano lordi, quindi raddoppiano perché non c'è neanche più il decreto crescita, a un giocatore del genere, che ha la volontà di venire via? Allora, se vuol venire via
e viene un po' incontro la Juve o la squadra che è un conto. Se viene via e dice sì, però io lo stipendio da top player a livello europeo lo voglio comunque, secondo me questa è un'idea destinata a tramontare. Ora, io non so qual è lo stato fisico attuale di Jordan Henderson, sono andato un pochettino a vedere. Comunque, le sue stagioni al Liverpool, anche le ultime, le ha sempre giocate tutte in Premier League. Ha sempre avuto una media superiore alle 30 partite disputate, o comunque l'intorno, quindi qualcosa di molto positivo. Anche le ultime due stagioni in Premier League si sono concluse con 35 partite giocate. Quindi, stiamo parlando di un giocatore che fino alla stagione 22-23 giocava da capitano del Liverpool in Premier. Non stiamo assolutamente parlando di un giocatore scarso, ecco, da questo punto di vista, sicuramente no. Però, bisogna anche cercare di unire l'utile al dilettevole. La Juventus sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista dei giovani. Se vuol fare un innesto di esperienza perché ci sono le possibilità e quindi il giocatore viene incontro, io posso anche vederla come una scelta intelligente, perché poi sono quei giocatori che nei momenti duri che arriveranno sicuramente dovranno cercare di fare anche un po' da chioccia a questi ragazzi per cercare di proteggerli dai momenti difficili. Io credo che gli anziani debbano sempre cercare di fare questa cosa qua. Infatti a me è piaciuto molto Danilo l'anno scorso, dopo l'eliminazione in Europa League, che dice: sì, vabbè, ha sbagliato i giovani, ma abbiamo sbagliato principalmente noi vecchi, dato fare un po' da scudo a quei ragazzi che erano alla prima stagione alla Juventus. E non si può pretendere che in una singola stagione alla Juventus dei ragazzi di 18, perché adesso Yıldız ne ha 18, comunque 19, 20 anni, quindi ricordatevi voi i vostri 18, 19, 20 anni, come eravate, o se ci siete adesso. Pensate di avere in mano la Juventus e il futuro della Juventus possa dipendere dalle vostre giocate, quella che può essere la reazione poi dell'opinione pubblica in caso di determinati eventi. A me piace molto quando invece gli uomini di esperienza fanno mea culpa, si mettono a protezione, quella è una cosa che apprezzo tanto. Quindi vediamo se la Juventus riuscirà a trovare un centrocampista con della logica a gennaio, perché se dobbiamo fare una roba tanto per fare, allora non la faccio e metto Nonge davvero, non titolare, ma lo metto nelle rotazioni, o poi magari titolare, se si rivela un giocatore pronto a giocare come Yıldız, perché no? Però lo faccio entrare sempre più spesso nelle rotazioni e vado a valorizzare l'ennesimo prodotto del settore giovanile. Fare movimenti tanto per farli non li farei, perché tanto abbiamo visto che la Juventus ha un tesoretto, anzi tesorone, perché quello è oro puro, che proviene dalla cantera, perché si è lavorato molto bene negli anni precedenti. Poi, se c'è la possibilità di fare un centrocampista che possa anche magari spostare gli equilibri in Serie A, perché la Juventus in questo momento ne avrebbe anche bisogno per cercare di fare quello strappo definitivo sull'Inter, benvenga. Ederson non mi sembra il profilo giusto. Samardžić mi ispirerebbe tanto anche per la possibilità di avere una chiave tattica differente e quindi cercare di andare a pressare sempre più spesso con i tre davanti. E Yıldız potrebbe rientrare anche lui nel discorso, anche complice eventualmente la partenza in prestito di Moise Kean. Jordan Henderson è un nome importante, un'incognita dal punto di vista fisico, perché non ho idea di cosa abbia fatto in questi 6 mesi in Arabia, un'incognita dal punto di vista economico, perché non ho idea di quanti soldi voglia, anche un'incognita dal punto di vista della programmazione, perché poi non dimentichiamoci che Fagioli tornerà al termine di questa stagione. Se McKennie sta per rinnovare, c'è la volontà di rinnovare Rabiot, Locatelli ha rinnovato, arriva Jordan Henderson che vuole un mese, un anno e 6 mesi. Insomma, dopo iniziano a diventare tanti centrocampisti, bisogna anche capire come organizzare il reparto, perché va bene avere i giocatori, però riempirsi la rosa soltanto per fare movimenti, no, questo non ha minimamente senso. Fatemi sapere le vostre qui sotto nei commenti. Un bacio, un abbraccio e noi ci vediamo presto. Ciao belli.